Buongiorno, eccoci qua al nostro terzo giorno in Svizzera. Ieri abbiamo lasciato Berna verso serata, quindi dopo il tramonto, e ci siamo diretti qua a Lauterbrunnen. Ho chiesto l'aiuto a casa. Siamo arrivati qua intorno alle 23, abbiamo parcheggiato nell'unico parcheggio autorizzato per i camper, di cui vi lasciamo le info. Il parcheggio è leggermente in pendenza, ci sono solo alcuni posti in piano. Allora, il parcheggio costa 1,50 € all'ora le prime 4 ore, altrimenti 24 ore 14 franchi, o se no 48 ore, che è la sosta massima consentita consecutiva, 24 franchi. È possibile pagare da una macchinetta, l'unica cosa che vi segnaliamo che è possibile pagare solo esclusivamente con monete in franchi, logicamente non accetta bancomat, se no è possibile utilizzare Easy Park, che chiede poi 1,50 € di commissione. Lauterbrunnen è un villaggio incantevole e si trova in Svizzera, situato in una delle valli più spettacolari delle Alpi, tra enormi pareti rocciose e cime montuose. È una delle più grandi aree naturali protette della Svizzera. È famoso per le sue 72 cascate, tra le quali la Seebach, che è una delle più alte d'Europa, con una caduta da una parete di circa 300 metri. Lauterbrunnen è una meta popolare per gli sport invernali, ma anche per le escursioni estive, con facile accesso al Jungfraupark e allo Schilthorn. Da Lauterbrunnen è possibile raggiungere, attraverso una ferrovia cremagliera, il paese di Wengen, che si trova a 1274 metri di altitudine ed è una stazione turistica senza auto. Qui infatti si respira un'atmosfera tranquilla e tradizionale e si può godere una vista mozzafiato sulle montagne e circostanti, tra cui appunto il famoso Jungfrau. Wengen è anche il punto di partenza per molte escursioni e attività all'aria aperta, con sentieri panoramiche, piste da sci, fun park e slittini. Adesso siamo a Wengen, ci siamo arrivati con un trenino, il costo è di 13 franchi e 50 andata e ritorno per gli adulti e 6 franchi e 50 per i bambini dai 6 anni in su, quindi sotto i 6 anni non pagano. Il paesino è molto carino, abbiamo fatto un percorso a piedi per vedere il paese da diverso, il panorama da diverse angolazioni. Il cielo forse si sta aprendo, perché stamattina, nonostante le previsioni, era tutto nuvolo, ma adesso forse si sta aprendo, incrociamo le dita. Abbiamo scelto di arrivare solo fino a Wengen perché i costi delle altre zone sono veramente per noi proibitive, però da Wengen è possibile poi prendere una funivia per salire ancora in alto, ma fate conto, per arrivare al punto più in alto sono circa 200 euro a testa. E sti cazzi! Quindi direi che va benissimo fin dove siamo arrivati ora. Ora facciamo ancora un giro qua e dopodiché scendiamo. Il treno, vi ricordo che il primo treno del mattino è alle 8:30 e l'ultimo per scendere è alle 18. Questi sono gli orari estivi, poi non so dirvi gli orari invernali, più o meno sono uno ogni mezz'ora. Vi lasciamo comunque le coordinate, come sempre, di tutti i posti dove ci siamo fermati per fare le foto. Mangiamo qui, ci siamo portati i panini per fare un picnic. Oggi passeremo la giornata qua e poi stasera capiremo, perché stasera vogliamo andare nell'altra valle, ma l'altra valle, che è la valle di Grindelwald, di notte è tutta vietata per i camper e quindi non si può soggiornare di notte col camper, quindi dormiremo comunque sempre in questa zona qua per andare poi domani di là. A dopo. Siamo tornati nel parcheggio dove eravamo questa mattina e dove abbiamo dormito questa notte. Abbiamo preso il trenino delle 17:45, perché qua sotto ci avevano detto che l'ultimo treno disponibile era alle 18. Poi abbiamo scoperto invece dopo che il treno, almeno adesso che è estate, ce ne sono fino alle 8:30, mi sembra, di sera, per cui volendo si può stare lì un po' di più e sfruttare meglio la giornata. Vabbè, tanto eravamo stanchi, abbiamo camminato tanto. Prima di scendere siamo andati alla Coop a comprare. C'è una Coop dove è l'unico posto dove qua si può comprare con dei prezzi più o meno accessibili, più o meno, perché effettivamente costa comunque carissimo.
tanto si vede un po' le cose che mangiano qua, ci sono certe zozzerie come la pizza appesa con dentro praticamente una minestra con delle cose assurde e anche prezzi assurdi. Ho comprato due cose, ho comprato il pane tipico di qua, qualcosa da portare in camper e siamo scesi. La cosa strana è che ieri, che era domenica, questo parcheggio, siamo arrivati alle 11, questo parcheggio era totalmente vuoto, non c'era nessuna macchina e nessun camper. Oggi si è riempito incredibilmente, oltre ad esserci tante macchine, soprattutto è pieno di camper, pieno completamente. Qua dietro, noi siamo dietro, è completamente pieno di camper. Vi ricordo che questo è l'unico posto dove si può sostare anche di notte e che costa 14 euro per 24 ore e il limite massimo di sosta è di 48 ore, quindi più di due giorni qua non si può stare. Se volete stare più di due giorni dovete andare per forza in campeggio. Adesso vado che è pronto da mangiare, domani mattina andremo a Grindelwald, che è la vallata praticamente di fianco a questa. A domani.